A me invece piacciono quando sono così, solo che... No, ok, No, qua eravamo all'inizio, siamo ma quando all'inizio. sono tanto esagerate, boh, mi viene un attimo il nervoso. Perché mi incasino, non capisco più dove cazzo devo andare. Ok. Oh, ma in due, cioè proprio da due parti mi È l'hai un vicolo attraccato. cieco comunque. Però se è un vicolo cieco sicuramente ci sarà qualcosa qua, allora. No? Qua? Tetto, No. tetto, zubat. Tetto, tetto, Zubat, zubat. zubat, zubat, va a zubattare la cosa qua. No. Ma Zubat ha mosse gelo. E che ci fa? Solo perché è una caverna? E Esatto. si lo può. Facciamo come ha detto Shade. No. Ecco appunto, torniamo sopra. Con due ce la posso fare. Allora, ok. Dicevo, Buttati facciamo dal come buco. ha detto Shade. Saliamo Buttati su dal di buco. sopra. Vediamo se per caso ci fa ancora. Ma secondo me no, Adesso perché sembra che va in giù scende. l'acqua. No, come prima. Eh no, siamo andati su prima. No, no, ci faceva andare in giù lo stesso, anche prima. Ah, è vero, sì. Vabbè, ma vediamo se... Uno sceller! No, dopo, non, tanto l'ho visto che siete addirittura in due, quindi sicuramente vi possiamo prendere in qualche modo. Salgan di qua. Forse, magari è solo stata una botta di culo. Sì, stiamo ignorando Ivi, lo so, però tanto in ogni caso ci siamo cazzati in questo momento. Super repellente, ottimo. Vai, vai, sali. Vedi, ci sta ben già preso, non prevale. Gigantesca. Dov'è il mazzo da No, non mettere c'ha. lì? È Infatti perché non la c'ha. dobbiamo tirare su dal piano di sopra. Mi sa che bisogna tornare proprio all'inizio, inizio. Vediamo. Cosa c'è? Cosa vuoi? È sempre la stessa cosa. Abbiamo capito, non ti preoccupare, non succede niente. Aspetta però, forse lì era in effetti... Ferma un attimo. Mi è sembrata calma l'acqua lì. Ma... Face. Ok, dicevo, l'acqua mi è sembrata calma qua. Vedi che calma non si muove da nessuna parte, quindi tecnicamente dobbiamo portarla... E io quella dicevo di controllare. E infatti. Magikarp che rimbalza. Eccolo! Articuno! No! Ho detto io che stava qua. Allora. Chi abbiamo davanti come Pokémon? No, Gelo, cosa mandi? Fuoco? volevo vedere chi avevo davanti proprio. Pensavo c'era da darci. Ah, aspetta, no, 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 no! No! Cosa hai Volevo fatto? salvare! È a posto. Cazzo. Adesso ci fa fuori. Cazzo. Sai cosa conveniva fare? Prendere la fune di fuga, uscire, oppure tornare indietro, andare a curarsi. Ah no, però non hai fatto combattimenti. No, ma è piena vita. No, Sì, no, ma dico, non hai fatto combattimenti. anche più che altro mi preoccupa non poterlo prendere. Geloraccio. Questo fa male. Ok. Da c'è, guarda, ti lancio proprio spittina. Mamma mia, che spittina. Allora, Shade, sei pronta? Sì, per stare qua un'altra mezz'ora, sì. Allora, bacca argentata, basta. Usa le bacche che potrebbe vendere per farsi milioni. Ah, l'ho bloccato completamente, l'ho stordito. Quelli stordiva? A quanto pare, mica il culo. Minchia, quello la uso anche con Moltres. E Stordiva abbiamo quello. anche Articuno. Ehi, intanto Comunque quello di passa. prima era Zapdos, non Moltres. Sì, infatti Moltres è Moltres quello. sta nel vulcano, mi sa che ci Esatto. tocca prenderlo per forza la prossima volta. Questo Vada. Pokémon alato leggendario congela l'umidità contenuta nell'aria invernale e fa cadere la neve. E vai, ed è E quando noi lo saponi. catturiamo non sarà mai più inverno. Esatto. Attaccati. Dimmi, cosa c'è? Ed adesso è felice. È No. stupito, Quello che ha stupefacente. visto. Bra. Allora, aspetta che però adesso dobbiamo trovare l'uscita adesso, qual è il problema? Abbiamo trovato lui, va bene, però adesso il problema è trovare l'uscita.
Ma dici che bloccare il flusso d'acqua serviva semplicemente a trovare lui? No, secondo me dobbiamo trovare ancora comunque l'uscita, non cambia situation. No, ma dico oltre all'uscita. Magari l'uscita la trovi con le scale. Sì, dobbiamo trovare però la giusta combinazione. Sì, lo so. That's a problem. That's a problem. Allora, aspetta qua. Dance amore. Qua era dove... Ok. Quello Ma scende giù. scusa, torna tutto all'inizio e prendi la scala di quell'altro, Ma se io scendo tipo giù no? di qua. Eh sì, e sei sempre là. Cadiamo dove c'era Ah già, Articuno. cazzo. Hai ragione. Anche l'altra infatti fa lì. Ah, passo di qua. Eh no, perché di qua era tutto dove siamo arrivati. Aspetta, quindi dove cazzo passo? Giù di qua. Mi sembra che questa scala era quella del vicolo cieco. Ah sì, è vero, giusto. Hai ragione. Allora, aspettate. Di qua si andava nell'acqua, però mi sembra che potevamo tornare indietro. Ah no, aspetta, ci portava qua. Ci portava qua, giusto. Perché poi ci fa tutto fare il giro, tutto il giro ci fa. Ok, quindi questo non possiamo andarci. Là, no, quella lì non possiamo andarci perché ci porta lì. E quindi ciccia, dove cazzo dobbiamo andare? No, aspetta. Allora, aspettate un attimo. Mi è cambiato qualcosa. Qua. Ok. E questo ci porta qui, perfetto. Poi prendiamo questo. Questo dove ci porta? Oh, minchia, mi è sembrato un Totodile. Stavo dicendo, che cazzo ci fa un Totodile? Sta avendo un coccolone. Allora, lì secondo me ci siamo andati. Totodile siamo fuori di due generazioni, manco di una. E Ma per dire, nel senso. non mi dico, sarebbe tutto abbastanza improbabile. In testa ci ha preso il gusto la Missis lì. Buttati, non scherzo, non lo fare. No, mi sa di no, conviene, mi sa tanto adesso. Questo cazzo di slowpoke che si mette a muro. Oh, sì. Allora, di qua dove cazzo allora si va? Ma qui ci siamo già passati. Sì, era l'inizio, però allora sicuramente non sono andato sotto. Di qua sotto, non ci sono andato. Avrò fatto tutto il giro, sicuro. Due, che pero. Giusto? Van, dimmi che è giusto. Infatti, giusto. Sapevo io che non c'ero passato di qua. Ok. Io sono tornato indietro. No. Che culo. Quindi adesso abbiamo chiuso lì. Il problema adesso è dove cazzo va ad andare. Boh, riscendiamo. C'è una parte dove non abbiamo visto tecnicamente. Io ti ho detto di tornare sopra sopra. Fai Ha deciso di andare proprio sopra sopra. Andiamo sopra sopra allora. prima, se non sei la strada, fai prima con la fune. Aspetta che vediamo se... Però di qua secondo me si sale su. Perché stiamo continuando a salire, quindi... Sì, ok, siamo all'inizio. Perché ti ricordi che da quest'altra parte c'erano un altro blocco da spostare e poi una scala. Slowpoke, però che Porca troia. No, palle. non ti prendo adesso, solo ho detto che ti prendo fuori video. Non per cattiveria, ma ce n'è altro. Allora, sì, vai. Ok. Aspetta che devo mettermi Dovevi qua, vedi? buttarlo giù di uno e... Ah no, qui. Ma giusto. Sì, no, ho sbagliato io. A vedere. Ok, ma qua non l'avevamo già messo buttato giù. Mi sbaglio? Vai giù. Mi ricordo che l'avessimo già buttato giù. No, 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 siamo scesi prima. Una Pokéball. È un Voltorb. Ti immagini? Ma ti immagini qua ci starebbe, cazzo. Ok, quindi qua non c'è più niente, possiamo risalire. Quindi adesso dobbiamo fare il tragitto di prima, perché adesso sarà bloccato. Ma lì non puoi fare più niente. Vediamo un po' se faccio così. Scendi ancora, no?
Boh, proviamo. Figo. Ascensore più. Però ci stiamo arrivando pian piano. Vediamo cosa succede. Oh, okay, finalmente siamo dall'altra parte. Stavolta siamo dall'altra parte, possiamo andarci. Prendi quella Pokéball, già che ci sei. Sì. Tra Ultra Ball. Ah, forse sai dov'è che è l'uscita, quella parte lì che non si riusciva ad andare sopra, perché ti ricacciava in giù. Può darsi. La Pokéball, sì. Aspetta che la devo prendere, spostati. Pietra gelo, attenzione. Possiamo fare Glaceon. Sì. Ok. Aspetta. Ho sbagliato strada. Allora, se scendo di lì e arriviamo qui. Devo salire qui su. Ok. Oh, finalmente. Ok, abbiamo fatto tutta la parte adesso. Adesso sicuro abbiamo fatto tutto. Perché è l'ultimo che ci mancava. Va bene. Sì, siamo usciti. A posto. Ci abbiamo fatto a Shady, yeah! Yeah, dopo 8 anni ad Azkaban. Dopo 7 anni. Aspetta, voglio vedere se anche qua lo fa. E beh, ovvio. Che strunz. Isole spumarine. Va bene. Tu? Sapevo io. Anche tu in vacanza? Anche tu a cagare il cazzo? Irene, Picnic Girl. Marowak, attenzione. Il Pokémon discende. Allora. Abbiamo avuto un problema con il video di Shade, speriamo di riuscire a risolvere. Se non ci toccherà riregistrare, a me toccherà anche rilivellare le palle. E quello può essere un bel problema. Ah vabbè, vuol dire che si registrerà domani. Ah, c'è problema. Capita, che dobbiamo fare. Ma tanto adesso controllo, perché magari riesco a salvartelo ancora. Sì, sì. Van potrebbe, no, ma dico nel caso. Riuscire a salvare tutto. Magari non proprio gli ultimi due minuti, possibile di no però. Vabbè, l'importante però, è quello dell'inizio. Quello almeno, nel senso se riusciamo a risolvere. Sì. Dico l'importante sarebbe l'inizio. Sì, sì, quello sì. Vediamo quanto vi faccio con bracciere. C'ho lo stesso. Basta, veloce indolore. Via. E anche l'hai fatto. Cedine? Scusatemi. Nessuna pietà. Ok, quindi andiamo adesso direttamente all'isola. Era dimenticata che la stavo leggendo io, la signorina. c'ho anch'io. Squamacuore, oh, che bello, possiamo vendere roba. Sì, tanta roba puoi vendere. Ti rifai il portafoglio, visto che sei povero. Gyarados, perché spunti così all'improvviso te? Spiegami. Aspetta un po', vediamo quanti... Cos'è che è apparso? Vediamo un secondo quanti ce ne sono prima dell'isola. Ma allora, io pensavo, Shade, così quasi queste qua posso farle anch'io. Sì, sì. E così poi la prossima volta ne metto di vincenze. Ok, ma c'è... scusa, io non vorrei dire, ma c'era lì un ponticello per arrivare e tu fai l'alternativo. Certo! Maledu. Magmar. Sì, qua ci dovrebbe essere il vulcano. Marmar. Dopo facciamo un giro, se non becchiamo a Derek. Stavo leggendo Belin. Belin della palestra isola Cannell. Blaine della palestra dell'isola Cannell è un uomo strano che vive qui da prima che fosse costruito il laboratorio, vedi? Il laboratorio secondo me puoi fare sia l'ambra che il fossile. Laboratorio, vediamo? Dai, vediamo se lo possiamo fare. Ma se ci sono... Ah no, niente, stavo dicendo se c'era qualcuno da... Sei venuta a visitare il nostro laboratorio, ammirevole, la scienza è importantissima. Qui studiamo i Pokémon. Spesso ci portano dei Pokémon rari da esaminare. E devi vedere se anche qui è bloccato, se te lo fa fare subito. Dottor Fuji. Sì.
Mi sembra che fosse. Perché magari anche qua ci vuole la tessera, e quindi dopo aver fatto il capo palestra. Ehi, vedete ancora nei corridoi. Scusa, ho sempre voluto dire questa frase. Volevi fare il bidello allora nella tua vita? Io mi ricordo che nell'ultima che ti facevano utilizzare a fare. Stare troppo a lungo davanti al PC stanca gli occhi. Meglio farli riposare ogni tanto. Grazie, mamma. Ma vedi che c'è l'ambra lì. Credi che anch'io diventassi un fosso, ho detto così. Credi che se anch'io diventassi un fosso mi rigenererebbero in un lontano futuro? Salve, sono uno studioso importante, sai? Molto importante. E mi occupo di fossili di Pokémon rari. Hai qualche fossile da farmi vedere? Vedi? L'ambra e l'elix fossile. Oh, hai un elix fossile. È un fossile di Omnite, un Pokémon estinto molto tempo fa. Lo rigenererò con la mia macchina rigenera Pokémon, ok? Presto, da qua. È talmente estinto che ci abbiamo imbeccato pure un allenatore che ce l'aveva. Vedi quanto è estinto. Vedi? Ce l'ho fatta, proprio come previsto, stavo leggendo un'altra parola. Vabbè. Dal fossile che mi hai dato ho rigenerato un Omnite. Oh. Diamogli l'ambra. Sì. Di solito ti faceva uscire e poi rientrare, mi ricordo. Pokémon preistorico rigenerato da un fossile. Nuotava nei mari primordiali agitando con maestria i suoi 10 tentacoli. Non mi ricordo la sua evoluzione. Ce l'ha l'evoluzione? Sì, torna quando vuoi. Io ho Master. Aia, vado solo a portare il computer. Oh, è un'ombra antica. È un fossile di Aerodactyl, un Pokémon estinto molto tempo fa. Sì, dai, rigenera, dai. Vai. In realtà usa la stampante 3D. Cioè, dai, stampante 3D, secondo me. E anche Aerodactyl l'abbiamo preso. Buono, buono. I dati di estinto già nell'antichità, questo feroce Pokémon preistorico è stato rigenerato usando il DNA estratto da un pezzo d'ambra. Cioè lui praticamente già quando tipo è nato era già estinto. Vi rendete conto, ragazzi? Già estinto direttamente. La materia è un agglomerato di molecole, proprio come tante monetine che mettono insieme e creano un futuro. Ok, e quindi anche questa ce l'abbiamo fatta, ragazzi, quindi... Due nuovi Pokémon abbiamo preso anche. Guardiamo solo ancora queste abbiamo due abbiamo preso due leggendari. Esatto. Quindi... Oh no, ho usato per sbaglio un pennarello indelebile. Se ci vuole mai dall'altra parte non se ne accorgeva nessuno, vero? Che coglioni. Eevee si può evolvere in diverse specie di Pokémon. Però mi sembra che il tuo Eevee non abbia alcuna intenzione di evolversi. Ma dici che non lo potevi fare con lui? Mi diceva sì, quindi penso di sì, che potevo farlo. Oh, calma. E ti odierà a morte. Cioè, con me, eh? Fatti sotto sei di coraggio. Spezzo le gambe, eh? Sono scienziato che non dorme e non va in vacanza da secoli. Infatti, mia moglie si chiama Adriana. Scusa se ti ho provato così improvviso, ma sai, non dormo da giorni e sono nervoso. Ti do questa per farmi perdonare. Provocazione. Porca troia. Costeggi avessero a usare solo mosse di che causano danno. No, ho troppo da fare. Via via, lasciami lavorare. Cos'è sta a fare? Perché c'è una pipa? È una pipa d'ambra. Sì. No, c'è questo qua. Questo Macanaro sembra una lavatrice, ma in realtà sembra Macanaro? questo Macanaro. io intanto mi impappino con le parole, ma va bene. Vai, vediamo qua cosa c'è. Questa è la sala riunioni, quando ci sono degli ospiti li portiamo qui e quando non ci sono ci rilassiamo su questi comodissimi divani. Questo divano è morbidissimo! Morbidissimo, non morbidissimo. Morbidissimo. Ho trovato uno strano fossile su Monte Luna, penso sia di un raro Pokémon preistorico. Va bene. E niente ragazzi, quindi abbiamo finito anche questa cosa qua e nel prossimo video... Con Shade andremo a fare la palestra, perché tanto la possiamo fare sicuramente. E forse andiamo a trovare Moltres nel vulcano. Sì, ma non mi ricordo se Moltres forse era nelle isole quelli... Sai, quelle... Se c'è il vulcano... O è qua dentro, o se c'è il vulcano è dentro il vulcano.
Non penso sia dentro la villa, però. Vediamo cosa dice questo. A volte gli scienziati si chiudono la villa Pokémon per fare esperimenti. Okay, c'è mio tu là dentro. Ok, perfetto. Isola canale della città ardente. Perfetto, ragazzuoli, dai. Mi raccomando, passate anche la scelta a vedere Pikachu. Che facciamo le cose un po' più stringate, ma storia completa proprio, eh? Ok? Ok, ragazzi, rieccoci all'isola. Olè. Allora, intanto andiamo al Poké Center, che intanto andiamo un attimino a curarci. Allora, se non ricordo male, Blaine ha i Pokémon di tipo fuoco. Quindi avrò qualche problema perché Gyarados non ha poteri al momento molto acquiferi. Quindi vediamo se c'ho qualche MT con l'acqua. Intanto vediamo qua la tipa. Vediamo qua la tipa. Scusa, sono venuto fin qui per visitare la palestra dell'isola Cannella, ma la porta è chiusa. Da qualche parte dovrebbe esserci una chiave per aprirla. Che sia nella villa abbandonata, pare che ci vivesse un amico del capo palestra. Ah, quindi non apre nella chiave. Hai tanti amici? Ho sentito che i Pokémon ricevuti tramite scambio salgono di livello più velocemente. Chissà se è vero, vale la pena provare. Vai, scegli di versione bimbo. I Pokémon possono imparare nuove mosse anche dopo aver interrotto l'evoluzione. Puoi approfittarne per fargli imparare qualche altra mossa prima di farli evolvere. E tra l'altro non si vede il bimbo, non lo vedremo più. Eh no, non si vede perché ci sei tu davanti. Se ti interessano i Pokémon di tipo buio, ho una proposta per te. Se hai un Meo, posso darti un cambio un Meo di tipo buio. Molto. Ci stai? Sì, ma che Meo c'hai, scusami? Ce ne ho 14.000 di Meo molto. È il Meo di Alola. Ah, quel Meo lì. Mm-hmm. Sì. È vero, non ci pensavo. Ma non mi ricordo che fosse di tipo buio. Sono sincero. Sì, è buio. Sì, lo so che è buio. Sono le 11 qualcosa, non è mai. Sai che sei stata, però so. Ok, basta, ottimo. Dopo questa io me ne vado. Abbiamo preso anche Meo. Ok, è a posto. Anche i Meo di tipo buio sono adorabili, non trovi? Bellissimi. Ok. Allora. Ma andiamo un secondo qua al Poké Center e poi andiamo alla villa. Così Van vende tutto. Avere gli strumenti in più non guasta mai. Potrebbero tornarti utili quando meno te lo aspetti. No, mi fanno interessare parlare con i tipi. Chissà se qui vendono degli attacchi X. Aumentano l'attacco, sono utilissimi nelle notte. Ok, basta. Poi ci verrò a comprare. Aspetta un secondo che voglio solo vedere se per caso abbiamo qualche MT. Le MT dove si trovano? In tasca... porta MT. Tasca lotta? No, sopra, porta MT. Ah. Il cannolo, potevi dirmi. Allora, acqua, un attacco di tipo acqua, ti prego. Drago Pulsar, calmante, surf, sì. Usalo su... non lo so neanch'io. Andiamo a vedere che tipo di... Sì, ma mi dici che tipo di attacchi c'è, così mi ricordo magari anch'io. Splash, bravo, posto di splash, va benissimo. Ok. Così non abbiamo surf, che non è male. E gelo raggio, no, va bene così, proviamo così. Proviamo. E mettiamo davanti quindi Gyarados, però di livello 49. Minchia, sai che mi sa che, non so, succhiamo un po', mi sa tanto. Vabbè che c'ho Eevee eventualmente. Vediamo. Può essere che magari poi ci stupisci. Può darsi. Ecco, io col Pokémon online sono ferma qui a livellare perché non riesco a battere l'ultima palestra. Vale, l'anno scorso mi sono fermata qui. Aspetta che... mi ricordo se... clic. Hai premuto il pulsante segreto. Sentito un rumore quando si è mosso da qualche parte. Ok. Ma con Pokémon online... Tu intendi come si chiama? Perché c'è tipo una versione... c'erano più varie serie. Ad esempio io giocavo a Pokémon MMO. Che è la versione online. Tu invece giocavi un altro, mi sembra. Sì. Ma non mi ricordo più il nome. Mi ricordo infatti che ne giocavi.
Profumo massimo. Profumo massimo, cosa ti... Durerà più di profumo in vita, mi sa. Dovrebbe essere sempre quello. Hai visto com'era cattivo Kratta? Sì, è cattivissimo, ti volevo rincorrere. Ma qua tutto massimo troviamo. Esil massimo. Meglio, no? Che lizia, ragazzi, che lizia! Attenzione. Ok, qua mi ricordo che devi poi continuare a schiacciare. Perfetto, da qualche parte si è acceso qualcosa, perfetto. Quello? Tu chi cazzo sei? Fatti i cazzi tuoi. Adesso vedi, tipo, sono il capopalestra di tutto massacrato, basta, ciao. Vai, scegli. Non trovo l'uscita, questo posto è enorme, labirinto. Sì, qua tra l'altro c'è il piano di Weezing, di Coffee, di Rattata. Chi è questo? Tino? Scassinatore? Attino. Ciao Tino! Madonna Tino, è fortissimo Tino, attenzione. Ma non lo faccio fuoco contro fuoco, stavolta non lo faccio, facciamo voi, dai. Che tra l'altro ma è Rapidash, sono sincero, cioè tipo l'ho sdrumato malissimo, cioè i Rapidash lo prendevo con le Pokéball di livello 1, cioè incredibile. Vabbè, ci sta. Ma non è così facile, di solito tipo dovrebbe essere più difficile, invece boh. No, il mio bottino. Ma che faccia ha fatto? Ciccio, spostati. Ma chi lo Ratata, vuole il rompere suo cazzo. bottino, vorrei Basta. sapere io. Attenzione. Qua? Sì. Pipipi su. Pepi su. Ratichetto, c'ho Ratichetto, c'ho Ratichetto che ci fa il culo. Ok. E qua lì? Non ci posso andare, immagino. Oh sì. No, infatti. No, devi arrivare dall'alto o da giù. Ho visto un Mewtwo, mi è apparso così all'improvviso. Dici? Questa? Ah, ok, questa non posso aprirla al momento. Però qua mi sembra che c'è una Pokéball, esatto, mi ricordavo giusto. Revitalizzante massimo. Qua mi ricordo quando l'ho fatto con Derek, su Pokémon Verde. Che tipo ci è apparso il mondo, praticamente, come Pokémon. Fune di fuga. Si può andare ancora di qua. No, però non c'è niente, ok. Allora continuiamo a salire. Mi raccomando, non buttarti dai buchi. Oppure faccio come l'altra volta che dovevo salire e poi scendevo in realtà. È una bellissima scena. Questo scusate ragazzi, ma prima che poi dopo non riusciamo a prenderlo, casini vari, eccetera. Prendi subito Magma. Ma che cagare, ok. Uno, due, vai a cagare. Ma hai già rotto le balle, basta, ciao. Baccabana. Stordisciti un po', va. Si stordiscono tantissime Pokémon con queste bacche. Attenzione. Quasi, quasi qua. Dai, io ho beccato la code. Ma dai. Ho beccato addirittura il... Ma dai! Sai, vabbè. Ok. Tanto Moltres non è qua, per fortuna. Uno. No, Due. se non sbaglio dovrebbe essere nel vulcano. Dovrebbe Dovrebbe essere in una delle esserci un isole. vulcano. Sì, è in una delle isole. Dovrebbe essere tipo Trisisola, o come cazzo la si chiama, Triisola. Niente, non riusciamo più. Borsa. Baccabana, di nuovo. Stordiscilo. Ok, ottimo, dai. Crociamo le dita. Uno. Due. Vai a cagare. Non vuole, non vuole, se non vuole, non vuole. Marco, due, ce la fa prima. Uno. Due. Tre. Oh, finalmente. Bene, bene, bene. Ci abbiamo fatto bene anche questo. Vada, scelta. Yes, è nata nel cratere di un vulcano. Il suo corpo è interamente coperto di fiamme e sembra una palla di fuoco. Sembra una palla. Ok, perfetto.
caramella rara, sì. Riempitemi di caramelle rare. Ma che Dragonair c'ha bisogno? L'ho scritto proprio velocemente. Comunque c'è scritto: questo posto è unico, roba genere, non c'ho da casa. Edoardo, attenzione. Edo per gli amici. Edino per gli amici. Magmar, attenzione. Sentite la mia serie che fa. Non lo sento. Ma pensavo lo sentissi ogni volta che mi muovo, perché fa schifo questa serie. Infatti volevo prendermi, se riuscivo, con il Prime Day, una sedia nuova. Non sarebbe male, effettivamente. Ma perché questa qui ho rotta in tempo zero, perché io mi metto sempre con tipo sdraiato sulla sedia. E questa qua non, tipo, si è spezzata dopo 2 secondi, praticamente. No, è peccato. Vabbè, che ci vuoi fare? Mac. Io ci provo. Vediamo se lancia fiamma di fa qualcosa. Ah, l'ho sciottato, va bene, adesso. Ottimo. L'ho sciolto. Bene.